Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi volevo mostrare un po' come stanno gli animali. Però prima di iniziare, se l'argomento che porto sul mio canale vi interessa o il video di vostro gradimento, lasciate un bel like e iscrivetevi. Eccole qua le nostre anatre. Sono sempre le solite 4 coppie. Coppia di anatra mandarina, coppia da zolla brasiliana, coppia di anatra sposa e dentro cigno becco rosso. Il maschio di anatra mandarina, come vedete, non so se si vede bene perché comunque sono in ombra, sta rimettendo i colori, invece l'anatra sposa ancora no. Nel prossimo video qui in allevamento, se non il prossimo, quello dopo ancora, andremo a spostare le dendrocigne e becco rosso nella nuova casa. Come vedete, sto svuotando questa vasca e sto riempendo questa qui in modo tale che gli animali anche d'estate abbiano l'acqua sempre fresca. Tendo a cambiargliela la mattina e la sera verso le 9:30, così l'acqua è bella fredda e gli animali si fanno un bagno bello rinfrescante. Ecco, qui c'è la voliera che procede a gonfie, che procede benissimo. Adesso ve la mostrerò per bene, in un altro video, però anche in questo video diciamo farò qualche piccolo spoiler. Ed ecco, adesso passiamo dai fagiani dorati, che anche loro vogliono salutarvi. Eccolo qua, il nostro cane Perla, il dalmata. Se vedete che ci sono un po' di attrezzi è perché stiamo facendo apposta i lavori per la voliera. Qui abbiamo il maschio di fagiano dorato che abbiamo diviso dalla femmina perché beccava la femmina, e di lì abbiamo la femmina. La prossima settimana andremo a mettere, oppure comunque prossimamente andremo a mettere la femmina in questo box e le dendrocigne di qui, di là. Andrò a tagliargli le piume delle ali quando avranno completato la muta, in modo tale che una volta al due alla settimana potranno uscire belle tranquille e pascolare un po' qui per l'orto. Naturalmente i cani saranno chiusi perché sennò dendrocigne passano all'altro mondo. Ecco, adesso vi mostro altri 2 minuti il fagiano che ha completato quasi anche lui, la muta. Adesso mi sta venendo il dubbio che non sia purissimo, perché quel bianco che ha sulla coda non è proprio una cosa comunissima nei fagiani dorati, almeno da quello che so io. Poi non lo so, a me me l'hanno venduto per puro, quindi di 3 anni, quindi dovrebbe andare per il 5º anno. Non so se è una cosa comune nei fagiani, se lo sapete per favore ditemelo, che così mi tranquillizzo un attimo, perché prendere un altro fagiano, perché evidentemente se lui è anche un ibrido, anche la madre sarà un ibrido. Anche se sono veramente belli a mio parere. Eccolo qua, adesso vi mostro la voliera nuova che stiamo costruendo. Vi spiego un attimino velocemente come sarà strutturata. Vedete, ci sono un po' di tegole, vedete prossimamente. Allora, eccolo qua, mettiamo il grandangolo in modo tale che si vede tutta. Scusate. Ah, non me lo fa mettere perché sto facendo un video. Allora, spero si veda tutta. Allora, come vedete, abbiamo messo i tubi sopra in modo tale che la rete ha una struttura, diciamo, in modo tale che la rete non si afflosci, ecco, e così da avere una struttura bella solida. Andrò a mettere una rete antipassero sopra. Se vedete che ci sono dei buchi, non vi preoccupate, li andrò a tappare. Qui sto facendo un rialzo in terra da dove farò il laghetto. Vi farò un altro video dove vi spiegherò nel dettaglio come sto costruendo il laghetto. Non so se si vede bene, se non si vede bene perdonatemi, però provo a cambiare inquadratura. Ecco qua, adesso si dovrebbe vedere meglio. Andrò a ricoprire, andrò a mettere la rete con uguale a questa, quindi maglia piccola e maglia grande. La porta l'ho già fatta, è finita, è venuta veramente bene.
Naturalmente dobbiamo pitturare anche i pali di verde. Volevo prendere un colore di verde un attimino più scuro per andare a seguire il verde che c'è qui. Ed ecco, questa è la voliera. E va bene ragazzi, per oggi il video si conclude così. Se vi è piaciuto lasciate un bel like e iscrivetevi se non siete già iscritti. Ciao a tutti!